ha un Milo binocolo. Ah, guardami bene, amico. Ti appaio un'anima non buona? Credi veramente che il signor diavolo che io sono? Pensa soltanto a cose tetrazze e a cattive? La tua strada è fuori. Vi era una stanza buia che aveva a solo una a finestra. Questa a finestra aveva un'anta a chiusa e un'anta aperta. Io mi trovavo là dentro a riscaldarmi un po' dalla notte invernale passata. Naturalmente nessuno mi avvedeva. Quando a un certo istante entra dalla metà aperta una cicciosa e stupidita apa, svolazzante, svolazzante. A un certo punto questa apa avvolle assolutamente ritrovare la strada della via della luce. A di fuori vi erano delle alluci che alludevano a una speranza per l'apa. Ma la povera apa, come arretrava e provava ad uscire, sbatteva nell'avvetro facendo un forte boom! Stupida bestia, non lo vedi che a di fianco vi è la libertà? No, ancora boom, 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 e la capoccia intontolava sull'avvetro. Stupida bestia rimbecillita. E senti alla verità! Guardati intorno! Porta la tua Beatrice in questo luogo di pace e di divertimento, Alighiero! Io fui ingannato dall'Alighiero, ma ne persero tutti, perché da quel momento in avanti nessuno ha capì più chi io fossi e chi io sono ora. Mi si ardita di possessione
Io che vado addentro alle persone, le stravolgo, le faccio volare, le alzo in cielo. Semino grani e poi li distruggo, raccolti andate a male, pestilenzie. Tutta colpa a mia. Mi avvedete a me a organizzare una pestilenza? È colpa mia? Non può essere. Allora io vi chiedo, amici, affatemi uscire, affatemi andare via da voi. Io non ci voglio più stare là dentro alle vostre anime sozze, che mi sfruttano e mi posseggono. Io sono posseduto da voi e vi prego di lasciarmi andare. Ciò che avevo da dirvi ve lo ho detto. Ve lo ho detto. La pace e il bene sia con voi e anche con me.